Il Green Pass secondo me è un'ottima iniziativa, il super è ancora superiore, perché magari invoglia qualcuno a vaccinarsi, poi è utile. Mi sento più sicura e più tranquilla se uno controlla, ovviamente. Beh no, perché non è stato molto chiaro e non è stato impostato bene dall'inizio, non ci hanno spiegato niente, ci siamo affidati. No, sono stati molto efficienti e molto veloci. Devo dire, siamo tutti molto allineati e tutti convinti che così si salviamo un po' tutti, no? Pareri differenti, ma nessuna criticità per l'entrata in vigore del nuovo modello di Green Pass. Da oggi fino al prossimo 15 gennaio, certificazione base, per cui basta anche il solo tampone, per accedere al trasporto pubblico, bus metropolitane e treni locali, e per piscine, palestre, terme e soggiorno in hotel. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, con vaccinazione o guarigione dal Covid, per ristoranti, stadi, cinema, teatri. E per evitare code o disagi, tra ristoratori c'è chi si è organizzato. Scansiono il QR code, mi esce lo scontrino dove chiaramente mi dice che la mia certificazione è ok e posso tranquillamente sedermi. Quando noi andremo a prendere l'ordinazione vedremo lo scontrino che ha validità perché è già passato e lo facciamo stare comodamente seduto, altrimenti non è possibile. Nella sola provincia di Potenza oltre 200 agenti impegnati nelle verifiche tra forze dell'ordine e polizia municipale. Controlli a tappeto per gli utenti del trasporto extraurbano a Campione nelle vicinanze degli istituti scolastici. Al momento una sola sanzione comminata. Tra i 400 e i 1000 euro la multa per chi non risulta in regola. Il principio è quello di utilizzare flessibilità nelle attività di verifica e di controllo. Noi ci auguriamo davvero che la gran parte degli utenti siano rispettosi e riguardosi nel rispetto appunto del principio soprattutto della vaccinazione.